Con Antonio Gallo, continua a vincere questo Villaurea, oggi altra battaglia, soprattutto un secondo tempo molto tirato. Sì, siamo veramente felici, abbiamo fatto questi 9 punti nelle ultime 3 partite, oggi realmente abbiamo faticato nel secondo tempo, abbiamo incontrato una squadra che sicuramente nei singoli ha la loro forza. Noi vincevamo 3-2, ci siamo abbassati un po' troppo, abbiamo avuto anche qualche occasione per fare il 4-2 prima, non ci siamo riusciti e loro comunque negli 1-1 ci hanno un po' messo in difficoltà, però i ragazzi sono stati veramente bravi, hanno sofferto tutti, hanno lottato, hanno sudato tutti la maglia e questa è una cosa importantissima. E poi all'ultimo insomma siamo riusciti, il gol del 4-2 ci ha messo la tranquillità sperata, anche perché questa è stata una partita da 6 punti, visto che era una diretta concorrente nelle retrovie, quindi adesso abbiamo preso un po' di respiro. Ora la squadra ha raggiunto la fatidica doppia cifra di punti in classifica, è anche un po' un modo per sbloccarsi anche a livello psicologico, avere battuto 2 rivali dirette per la salvezza qui al Pala Don Bosco e ora la stagione può proseguire un po' più serenamente. Noi, Francesco lo sai, il nostro obiettivo è la salvezza, abbiamo una squadra molto giovane, i giovani che giocano fanno esperienza e quindi noi siamo contenti così, il nostro obiettivo è quello, poi tutto quello che verrà ci prenderemo, quindi continuiamo a lavorare, testa bassa e si lavora. Ora, hai parlato tu di giovani, mi hai dato l'assist, parliamo un po' di questa doppia convocazione, grande emozione, grande gioia e anche grande orgoglio, visto che tu in primis li hai visti praticamente crescere. Ma guarda, io e Massimo Speciale è il nostro credo, lavoriamo con i giovani da sempre, ci crediamo, veramente diamo tutto a loro, ma i due ragazzi Paolo Scalavino e Thomas La Barbera sono fantastici come sono fantastici tanti altri, quindi spero che questo sia solo l'inizio per che loro vestiranno il tricolore. E magari qualche altro ragazzo li potrebbe raggiungere. Ah sì, sì, secondo me c'è qualcun altro, però adesso sono appena rientrati, ora si aspetta, la prossima settimana avranno un torneo in Serbia, quindi si spera che entreranno nei convocati di Mister Bellart, sarebbe realmente un grande orgoglio per noi. Giacomo, bella doppietta ma soprattutto bella vittoria in modo tale da continuare la scalata della classifica. Sì, oggi una bella vittoria con una squadra molto difficile da attaccare, anche difensivamente loro difendevano molto bene, ma noi anche in settimana ci siamo allenati molto bene e oggi i risultati sono visti. Seconda vittoria consecutiva in casa, classifica che migliore, soprattutto squadra che anche a livello fisico e si è visto soprattutto nel secondo tempo sta crescendo giorno per giorno. Noi sicuramente continueremo su questa strada e lavoreremo, lavoreremo, lavoreremo. Tu d'altre cose fai parte del gruppo che l'anno scorso ha fatto grandi cose a livello giovanile, parliamo un po' dei tuoi due compagni Thomas e Di Paolo che hanno avuto questa bella esperienza, speri di raggiungerli al più presto. Sicuramente, qualcosa di incredibile, Thomas e Paolo sono due ragazzi molto giovani, spero ovviamente che loro arriveranno molto in alto.